incomprensibile, si riesce ancora a capire che cosa sta succedendo. Cioè, sono autentiche contraddizioni, paragonabili a quella rilevata da Marx, no? Ricchezza socialmente prodotta e appropriata privatamente. Adesso noi abbiamo un sistema economico mondiale che si fonda sopra diseguaglianze spaventose a livello internazionale, cioè non ce lo dimentichiamo mai, ci sono, il meccanismo è: io ci metto il capitale, io ci metto le idee, io ci metto gli ingegneri che con le mie super università ho formato. Tu ci metti la manodopera dequalificata, tu ci metti le materie prime che sostanzialmente ti rubo. Ecco. Per non parlare delle diseguaglianze all'interno, che sono, segnano il ritorno a una situazione pre-welfare. Cioè, adesso morirai dove sei nato, non ti muovi. Non ti muovi da dove sei nato, non c'è ascensore sociale, per adoperare un termine banale. Ecco. Chi ha la mia età ha vissuto una finestra in cui un po' di movimento c'era. Adesso tutto quello che ti può venire offerto è una cattiva scuola, se non hai i soldi per pagarti quelle private, ma quelle private non gli esamifici, quelle private dove si impara a far parte delle elite del mondo, quelli che comandano. Se hai i soldi e la famiglia che capisce, forse puoi, e poi vai in giro a fare il mercenario per il mondo, non è che te ne stai a casa tua. Sei il mercenario. Se no, ti diamo una scuola pubblica malata di moralismo, bullismo, e incultura. Non ti deve servire. Cosa diavolo te ne fai della cultura? Devi imparare un po' di educazione civica, come vogliamo noi. Basta. Differenza crescente, che è differenza di redditi, ma è differenza di sapere, differenza di potere. È assolutamente instabile. Si può gestire, certo, sì, butti lì ogni tanto qualche. Prima puoi buttare lì l'elemento della crisi climatica, per cui ragazzi fate pure sciopero il venerdì e andate in piazza perché così, in nome della crisi climatica. Poi puoi buttare lì il femminicidio, fate pure sciopero. Cioè, qualunque cosa la puoi buttare lì. Adesso non usa più, una volta usava anche la causa palestinese, ma adesso non usa più. Che qualcuno perde il suo tempo a produrre una formazione culturale di dimensione critica, di valenza critica, a scuola, ma mai, ma non se ne parla per nulla. Ecco. No, poi ci sono, e questo è il punto, perché ci sono le reazioni, perché le persone non sono stupide, semplicemente non hanno gli strumenti, nessuno gli ha dato gli strumenti intellettuali, per cui ci sono infinite forme di reazione sociale di vario tipo, a vario titolo, che non diventano politica. Che non diventano. Dice, ma è anche colpa degli intellettuali. Sì? No, no, Sì, però ragazzi, ci sento fra gli un po'. intellettuali e le masse, una volta c'erano i partiti. E a noi la prima cosa che è stata insegnata è che i partiti sono una manica di delinquenti che devono avere potere nullo, ovvero, come si dice, devono essere scalabili, contendibili. Cioè il primo che passa si prende la segreteria di un partito politico. Allora, voi capite che senza partiti, senza sindacati, con le istituzioni fatte a pezzi, con l'ignoranza diffusa e tanti bei videogiochi, il sistema dura. Però attenzione, il sistema è al tempo stesso altissimamente instabile. Per cui a me fu detto: fai il libro, gli diamo come titolo Democrazia ultimo atto. E io ho detto: beh, appunto, ci mettiamo il punto interrogativo.
Ah, ma lei dice, dico, ma guardi, cioè, benché io sia notoriamente non ottimista, però cioè, proprio l'idea che entriamo nell'entropia e ci estinguiamo come esseri umani pensanti quando il mondo ci frana sotto i piedi e siamo costretti ad aprire gli occhi e svegliarci, è che non sappiamo che cosa fare, ma costretti ad aprire gli occhi per forza, la gente se ne accorge che c'è qualcosa che non quadra. Il libro col quale la mia generazione fece il 68, L'uomo è una dimensione, non è il migliore libro di Marcuse, ma insomma comincia dicendo una confortevole levigata non libertà. Noi sulla non libertà possiamo concordare, ma che sia poi confortevole levigata, no. La differenza è questa, che allora, quello è un libro del 64, allora era già finita, avevano già ammazzato Kennedy, però insomma si poteva ancora parlare di confortevole e levigata non libertà. Oggi io voglio vedere uno che scrive un libro sulla non libertà di oggi, la definisca confortevole e levigata. È completamente sconfortevole e ispida e piena di punte. Per cui mi sembra che, piaccia o non piaccia, ripeto, nonostante il narcotico che viene versato a piene mani, proviamo questo, no, proviamo quest'altro, no, proviamo quest'altro, piaccia o non piaccia, qualche cosa deve succedere. Ad esempio, se c'è una riforma del patto di stabilità per cui tutti gli anni ci dobbiamo togliere di tasca 20 miliardi di euro, voglio vedere quando cominceranno a dire: Galli, la tua pensione viene dimezzata. E io sarò un vecchio cadente e dirò: oh, vabbè, però lei che è professore in servizio, le dimezzo lo stipendio. Adesso la sanità pubblica la facciamo finita con questa ridicola storia, diciamo tutti che non c'è più e basta. Cioè, voglio vedere se qualche cosa succede. E se non succede niente, allora ce lo meritiamo anche poi. Ecco. Perché voglio dire, non è difficile, credo, scrivere un libro così, perché il materiale te lo danno proprio. Quello che è difficile è come venirne fuori. E io dico, forse è meno difficile di quello che crediamo, perché come siamo arrivati a quel punto per sostanziale avidità dei capitalisti. Così probabilmente quella sostanziale avidità genererà un disordine, non una rivoluzione, un disordine che potrebbe trovare un'altra strada, che non è mica il socialismo. Nessuno sa che cosa sia, ma che so io, un bel pezzo di economia che diventa pubblica, cioè, le scuole che ritornano a essere un luogo dove perfino i genitori chiedono che qualcosa venga insegnato ai loro figli, il divieto di adoperare i cellulari per i minorenni, cioè insomma qualche cosa, come diceva il povero Lombardi nel 1963, che voi non sapete neanche chi è. Era un socialista di sinistra, si entrava al governo di centro-sinistra. Bisogna mettere i bastoni fra le ruote del capitalismo. Così dicevano i socialisti una volta. Semplicemente far passare il concetto che l'economia non ha il diritto di saturare lo spazio pubblico e privato di una società. Che giù le mani. Ci sono un mucchio di spazi che devono funzionare con altre logiche. È chiaro che da quando negli anni 90 le forze di sinistra del mondo hanno inventato la deregulation, tutti di sinistra erano quelli al governo in quel momento, da Clinton a Mitterrand a Blair a Prodi e D'Alema, tutti dicevano adesso. E hanno detto sostanzialmente al capitale: gira per il pianeta come vuoi, quando vuoi, fai ogni tipo di speculazione, puoi fare.